quelli che tifano Cosenza, perché non c'è weekend che tenga senza una partita. Due colori, il rosso e il blu. Una fede, una passione che da più di 100 anni ci tiene tutti su. Quelli che dicevano «Guarascio, vattene!» Un po' come quelli che tagliano sui sedili della Rao. Alla fine quest'anno la squadra c'è, e anche qualche polemica in meno. Forse, eh? Oh yeah! Quelli che non ce la fanno più, perché se ci sono i lupi è sempre un'agonia. C'era una volta il calcio fatto di emozioni, quello di Marulla, di Marzio e di Gigi Simoni. Oh yeah! Quelli che pensavano che Dionigi sarebbe durato tutto l'anno. Beh, ci sbagliavamo. Oh, passano gli anni, passa l'acqua sotto ai ponti, ma è vero che alcune cose non cambiano mai. San Francesco, aiutaci tu! Oh yeah! Quelli che camminano sul viale parco, anzi no, Viali è il nuovo mister, che sto a dire. Volevamo solo salvarci tranquillamente, nient'altro, ma alla fine arrendiamoci, dovrà andarci bene anche quest'anno. Oh yeah! E alla fine, beh, quelli che aspettano i lupi. Un tavolo, tre persone, un po' come al bar. Vorrei andare via di qua, sembra impossibile, ma non resisto lontano da te. Oh yeah! Sono le 21 in questo momento, buonasera da Francesco Lembo e bentrovati a Quelli che aspettano i lupi, il classico del venerdì sera. Primo appuntamento di questo 2023, siamo immersi nel calciomercato, ci sono tante cose da scovare, da scoprire, tanti acquisti da fare. Infatti Vale, buonasera intanto, anziché di chiamarci Quelli che aspettano i lupi, Quelli che aspettano i colpi. Sì, buonasera a te Francesco, sorridevo a quello che stavi dicendo perché aspettiamo colpi di mercato che sembrano non arrivino, noi stiamo, insomma, ci stiamo dedicando alle cessioni. Domenica non so chi scenderà in campo, se qualcuno si vuole proporre. Questa sera insomma cominciamo l'anno nuovo con una storia vecchia e penso che sia il caso di affrontare un po' qualche tema che forse finora insomma è stato un pochino nascosto o non abbiamo voluto vedere. Temi caldi, temi in sospeso che tratteremo anche insieme al mitico Luigi De Sciscio. Buonasera Luigi. Buonasera a te e a tutti voi in studio e agli amici da casa. Buonasera anche al nostro milanese pazzesco, Giuseppe Leo, il nostro carissimo giornalista incredibile. Ciao Peppe! Buonasera, buonasera a voi. Per quelli che ci seguono ha segnato il Napoli, ma noi ce ne frega relativamente. Per cui 1-0 Napoli, incredibile. Saremo sentati sul nostro Cosenza, giusto per dare un'informazione di servizio, ma non ne parliamo. È un piacere rivedervi dopo questa lunga, lunghissima attesa. Le cose sono molto, ahimè, peggiorate, ma avremo modo di parlare. Sono peggiorate, tra poco ne parleremo anche con il nostro ospite Antonio Campilongo. Benvenuto Antonio. Grazie, buonasera, grazie per avermi invitato. E allora, senza perderci in chiacchiere, partiamo subito con il primo punto della serata. Parleremo ecco, continuamente di calciomercato, ma prima è giusto anche dare un occhio alla partita che giocheremo, all'impegno che ci vedrà protagonisti domenica alle ore 16:15 al San Vito Marulla contro il Benevento. All'andata abbiamo vinto 1-0, Vale, è difficile che al ritorno si possa replicare un match pazzesco come quello dell'andata, forse anche un po' fortunato vista col senno di poi, col senno di adesso, col senno di oggi. Non paragonerei le due partite perché era la prima di campionato, erano delle condizioni totalmente diverse e in questo momento non mi preoccupa tanto la partita di domenica contro il Benevento quando tutto quello che c'è intorno, perché secondo me la partita è solo un contesto per dimostrare ancora di più quello che sta succedendo in casa Cosenza, che sicuramente non mostra nulla di buono. Io guarda Francesco, al di là di quello che è stato finora, abbiamo chiuso il girone d'andata, ultimi in classifica. Peggio di così non si poteva andare. Ho dato l'ultima mia speranza all'inizio del calciomercato e in questo momento onestamente le mie speranze
sono spente, perché si stanno facendo dei nomi, nelle ultime ore si sono susseguiti un po' di nomi, sembra quasi che sia chiusa la pista con Cortinovis e quindi sia già Cosenza addirittura, hanno detto, però onestamente molte volte è stato detto che un calciatore era qui e poi non è stata fatta nessuna firma, quindi io in questo momento, fin quando non vedrò effettivamente questi cinque calciatori che Viali ci ha promesso, voglio capire. Poi ci sono comunque altre cose da affrontare questa sera, perché sarà domenica anche una partita senza gli ultra e questo comunque lo dovremmo anche affrontare, capire un po' come si svolgerà il tutto. Gigi, dal canto tuo che cosa ci racconti? Come ci delizzi questa sera? Ma io, guarda, come ha detto Valentina, sicuramente non troveremo il Benevento dell'andata, è normale. Il Benevento è una squadra che comunque vuole entrare nei primi otto, giustamente se la vuole giocare come tutte. Ma in questo momento, Luigi, qualsiasi squadra se la gioca, perché il Cosenza sembra una squadra che non sì, anche se il Benevento non è che sta andando chissà come, però diciamo che tu sei sicuramente inferiore sia tecnicamente, moralmente in questo preciso momento. Dobbiamo dare una svolta, Franci, bisogna dare una svolta a questa barca, perché sennò è con gli acquisti che ancora non ci sono. Io ho sentito pomeriggio e poi chiudo, vi lascio a voi. Ho sentito pomeriggio una trasmissione che vogliono andare sul mercato dopo la partita del Benevento. Se è vero questa notizia che ho ascoltato, sempre più saldi, comunque. Voglio dire, no, perché dici che c'erano due giocatori Che ci vogliono pronti. Sì, magari vedono come va la partita, però loro vogliono aspettare dopo il Benevento, ma tanto noi subito poi li facciamo inserire, li facciamo giocare tutti i maratoni, insomma, ragazzi, c'è del appillismo in questi giorni. Vabbè, stanno rimbombando più forti che mai le parole del nostro ex DS Stefano Trinchera. Peppe, dal canto tuo invece, cosa ci racconti? Come vedi questo Cosenza nella partita di domenica? Il fattore tifo sarà un qualcosa, insomma, di predominante all'interno del complesso? Il fattore tifo lo abbiamo perso già da un bel po' di tempo, insomma, la piazza era in subbuglio anche prima di Natale, quindi da questo punto di vista c'è semplicemente da registrare uno scollamento che di fatto era già avvenuto nelle scorse settimane, che con la storia da Sposita Sposita sicuramente si era accentuato. Ora è chiaro che i tifosi hanno una parte importante, cioè una partita importante, quella cioè di non presidiare lo stadio e quindi dare un segnale forte a questa società. Però paradossalmente la partita decisiva, quella vitale, secondo me la gioca proprio la squadra, quel che è rimasto della squadra. Nella gara forse più importante dell'anno, la prima dell'anno, ma forse già la più importante, perché staccarsi dal Benevento ulteriormente e dal treno salvezza significherebbe forse rendere, non dico inutile, ma sicuramente molto molto meno infuocato il mercato di gennaio, che noi non sentiremmo. Per cui è una strategia, e quindi Cosenza si prende rischi e pericoli di questa scelta. Si prende un rischio enorme, grande, perché questa squadra anche a Cagliari ha palpettato parecchio, ha salutato il 2022 con una prestazione discreta a tratti, ma ancora una volta insufficiente, ancora una volta senza gol, ancora una volta con delle disattenzioni. Quindi dovremmo aspettarci una sorta di miracolo, una squadra totalmente rinnovata nella mentalità, negli uomini, nella tecnica, e rischiamo veramente di iniziare questo 23 in maniera non bella, sia da un punto di vista ambientale, ma ripeto, soprattutto dal punto di vista tecnico, che poi è l'aspetto che in questo momento preme di più. Qui vediamo Viali come avrà lavorato sul volale, sulla testa di questi giocatori, perché veramente giocano mille partite dopo domani, giocano una partita con se stessi, contro il Benevento, con un ambiente che chiaramente non ce l'ha con loro, ma ce l'ha con una società che si è scollata per mille motivi. Magari anche i giocatori in questo momento ce l'hanno con la società. Che tipo di non lo so, di approccio alla gara puoi avere se non sai nemmeno poi la settimana prossima dove vai, se ci sono giocatori di cui si sussurra tanto, Vignola, Pare piaccia molto, Carranzaro, e qualcuno dice che Cosenza non se ne priverà alla fine. C'è questa meteora di Cortinovis, che è un ottimo giocatore, scuola l'Atalanta, l'anno scorso a Reggio
ha giocato bene anche da Verona, non lo danno per fatto con il giocatore che sarebbe in procinto di arrivare in città, se non già in città. Quindi è arrivato il momento non delle chiacchiere, ma di concretizzare le palle, di farli immediatamente, perché c'è stato un chiacchiericcio e Fiordinino e Cavelli, diciamo, Fiordinino è diventato il nuovo Cavion. Quel che riguarda appunto la telenovela, Cosenza non se lo può permettere, non dà una bella immagine di sé, è all'esterno e né tanto meno in città con una squadra, con una tifoseria che ha perso la pazienza, giustamente aggiungo. Per cui mille partite, mille gare con un mercato che resta appeso, una strategia che sinceramente non abbiamo capito. Insomma, volevano tanto da dire, però magari ne parleremo dopo. No, perché volevano far di tutto per stupirci, diciamo che ci stanno stupendo in negativo, perché non è stato giustamente esplicitato il carattere di questo stupire. Ma ragazzi, a parte il primo anno di Serie B, che comunque veramente è stato un anno sereno, gli altri anni, come è andata? Ma perché? Perché c'era lo zoccolo duro della Serie C. Avevi dei giocatori che poi è andata come è andata oggi, è andata come è andata l'anno scorso. L'anno scorso ti sei salvato con un play out, cioè non sei arrivata ai playoff e poi non sei salito, ti sei salvato con un play out, quindi vuol dire che comunque è una squadra da retrocessione che poi te la sei giocata. E quest'anno, Vale, se ti classifichi bene, ti salvi anche perché dovrebbe fallire la Sampdoria, da quello che risulta. Ho capito. No, allora purtroppo è una realtà, cioè a me fa male parlare di questa cosa qui. Comunque, ma scusami Francesco, ti faccio una domanda io. Vai, sei il conduttore. Ma a te piace l'idea di venire ogni volta ripescato e quindi sperare nelle dichiarazioni? Assolutamente no. È un qualcosa di terribile, perché noi siamo retrocessi sul campo, non l'anno scorso, due stagioni fa, se vi ricordate, noi a quest'ora dovevamo già essere in Serie C. Se noi siamo moralmente in Serie C, ragazzi. Scusate, ma posso dire una cosa? Ma sarà, cara Valentina, io sono d'accordo con te. Però sarà sempre così. Se non ci sarà programmazione... Ma dopo 5 anni ancora parliamo di programmazione? Ma per forza devi parlare. Non ci sono gli estremi per programmare. Per andare bene, per andare avanti nel calcio, o giochi in Serie C, o giochi in Serie B, o giochi in Serie A, ci devi vuole... cambiare società. Oltre a questo, la programmazione devi cambiare società. La programmazione non esisterà mai in questa società. Lo so, tesoro mio. Io però volevo sentire anche Andrea, volevo chiedere se domenica sarà allo stadio a vedere Cosenza Benevento. No, domenica non sarò allo stadio. Non sarebbe lo stadio, per scelta contestatoria o per scelta personale? Sono deluso, una delusione assurda, perché... Posso chiedere ad Antonio da quanto tempo non faceva una scelta del genere, giusto per capire? No, dico la verità, avendo famiglia non vado sempre. Ognuno. Giustamente. Non vado sempre, magari una domenica si va al mare, giustamente. Però sincero, è la priorità. Sì, lo seguo sempre. Avvicini il microfono, Antonio. Se ti sentono poco, avvicina un po' il microfono. Mi sentite? Ok. Quindi c'è una delusione troppo forte. Addirittura io mi rilascio a quello che diceva prima Valentina. Il primo anno di B, perché abbiamo fatto bene? Perché avevamo lo zoccolo duro della Serie C. Poi l'anno dopo praticamente la squadra è stata rimaneggiata, non è rimasto più nessuno. Un mercato fatto, mercato e ritiro ridicolo. Io dico la verità, non ci credo più, sono troppo deluso e la vedo proprio male, nera. La vedo difficilmente. La Serie B è un campionato strano, cioè magari con due vittorie ti rimetti in gioco, però... Comunque vale a fare due vittorie, cioè io al momento non credo che Cosenza può fare due vittorie di fila. Il mercato latita, non lo so. Il mercato latita, ragazzi, Valentina, cosa ha da dire in questo momento? In questo momento di sconforto, di sfiducia più assoluta nei confronti di questa società che ci fa penare. Posso dire un'altra cosa? Tutto quello che vuoi. Allora, addirittura, non mi ricordo se il 24 dicembre, circolava un video, su WhatsApp, sul web, di Guarascio che brindava non mi ricordo chi c'era, forse la scorta, non so chi è. E brindiamo, cosa brindiamo? Brindiamo la Serie A. Ehi! Ma io dico, no, ma...
Non lo so, siamo guarda, nel se, mondo dei se il presidente, con tutto il rispetto, ha brindato la Serie A, allora io sono Amadeus, scusate. No, ma è una presa in giro vivente questo signore, ragazzi, stiamo scherzando. Ma quale Serie A? Ma con quali giocatori? Ma allora se tu vai in Serie A con questi giocatori e brindavi per la Serie A, la vigilia con questi giocatori, allora chi deve fare la regina? E Ubari e tutte le altre squadre. Io Ubari perché cosa. Secondo me ragazzi. Vive in un mondo tutto suo, forse era ubriaco, magari l'alcol lo fa per prenderci in giro. È una provocazione di vendere, questa è la verità. Ma non è un presidente che ha una concezione del Cosenza come ce l'ha la tifoseria, anche se lui ha detto che è molto, cioè un presidente che dopo 4 anni che è stato contestato, dice che è amato, contestazioni, sì, che sì, è sì, amato sì, dal pubblico e che ha da famiglia sua è amato sicuramente. Facciamoci le domande. La famiglia sua è amato. Voleva parlare Peppino. Sì, no, allora io al di là di quello che diciamo, perché poi alla fine raccontiamo sempre la stessa storia. E infatti sì, ragazzi, ce ne dispiace. Parliamo del nulla. Dobbiamo arrivare un attimo anche alle notizie. Non più tardi del 20-22 dicembre, più o meno, il presidente del Cosenza Calcio ha affermato in una conferenza stampa proprio nei locali della sala Bergamini, dove si tengono le conferenze stampa, che il Cosenza ha tutta la forza materiale per poter affrontare una campagna. Allora, questa sicurezza, e l'ho anche ribadito nelle speciali che abbiamo fatto, volevamo capire da dove arrivasse e soprattutto non sarebbe la prima volta che fa dichiarazione. Un mercato sembrava l'anticamera di un mercato subito sprint che oltre a Micali, 2 gennaio, reclasse 2, 3, 4 giocatori, 2, 3, 4 giocatori che in effetti servono come il pane a questo presenza. Quindi io mi chiedo, arrivate al 13 gennaio, le parole di 3 settimane fa, a che cosa sono seguite e dove vogliono andare a parlare? Perché se 2 settimane di mercato devono essere Cortinovis e Micali, chiaramente è un mercato ancora una volta deficitario, e forse questi mezzi economici, muscolari del Cosenza oggi non ci sono, perché c'è un oggettivo problema, è diventata senza una piazza non più, come dicevate voi in apertura, appetibile, non più stufante, non più cosa. Quindi spero che questo ragazzo ma non lo era neanche prima in realtà. Allora è così da quando Trinchera ha fatto quelle famosissime dichiarazioni. No, sì ragazzi, ma scusa, perché le dichiarazioni di Trinchera, adesso tu mi stai dicendo, certo, che hanno condizionato le scelte. Non hanno condizionato le scelte, no, sto dicendo Trinchera ha visto ciò che già c'era. Io questo sto dicendo, il sportivo ti dice che una città non ha appeal, ragazzi, e ti spiega un attimo e ti spiega perché non ha appeal, perché comunque sia non dai un progetto ad un calciatore, sono parole profetiche. E io capisco che i tifosi in quel momento si sono adirati di questa cosa perché si sono sentiti comunque trattati come scarti, in realtà non voleva dire questo. Io certo, ho capito col senno di no, infatti io qui stavo dicendo, posso fare una battuta? Certo. Secondo me voleva dire non è che non ha appeal, non ha appeal. Ragazzi, io vi dico una cosa, per quanto mi riguarda, e non solo lo dico io, ma lo dicono tanti, ma questo non è che vuol dire che è verità, la pensiamo allo stesso modo, io e tanti. Il Cosenza, il problema di base di quest'anno, adesso come adesso, è la classifica, ma il fattore più importante non è la classifica. L'appeal lo si ha se tu hai delle buone comunicazioni e dei buoni rapporti con i procuratori, perché i procuratori, e non lo sappiamo, di buoni rapporti, aspetta sono, è quello che tu Valenti, stai dando, voglio finire però quello che ho i procuratori purtroppo non te lo fanno venire il giocatore a Cosenza, perché se tu il procuratore ti viene X e tu quell'anno gli devi dare tot e non glielo dai, gli altri anni il procuratore non ti sceglie come piazza, e non lo dico solo io, lo dicono tanti, ed è la verità. Questo è. Devi offrire un progetto. Ma il problema è questo. Però Giuseppe, prima del giocatore ti devi, come dire, scusatemi il termine, ruffianare il procuratore del giocatore. Il rapporto sia così, ma se loro non hanno rapporti con la città e con quella che è la stampa, per poi passarla alla televisione, tutte le informazioni, non hanno rapporti proprio in generale, non ragazzi. C'è una barriera mediatica assurda. Abbiamo fatto una battaglia, perché abbiamo detto che i rapporti
posizioni dove il Cosenza è inaccettabile. E questo non lo dico solo io, a quelli con la stampa, ma la stampa non invitata chiaramente a presiedere a banchetti o altro, no, quelli sono i saluti, quello è un altro discorso. La staffa che possa fare delle domande, possa chiedere sì, ma tu Giuseppe, punto primo, punto secondo, e poi vi faccio parlare. Sì. A me intristisce sempre il fatto che, tranne poche eccezioni, il Palmiero, Verona, Camigliano, i giocatori hanno una difficoltà, una quasi un rifiuto a tornare a Cosenza, così come anche i direttori sportivi e gli allenatori. Ma Giuseppe, hanno anche difficoltà a starci adesso, quelli sì, che ci sono oggi, e poi, hanno difficoltà a starci in e poi, Valentì, te la posso dire una cosa, noi abbiamo avuto la fortuna e anche la bravura di avere alcuni direttori sportivi che hanno portato delle... Però hanno portato, ogni anno noi portiamo dei punti interrogativi, perché caso era del Genova, non è che era un giocatore che aveva fatto 5-6 anni di Serie B, era talentuoso, fatemi finire, era talentuoso e allora è uscito fuori, come Tutino ai suoi tempi, come Palmiero ai suoi tempi. Ecco perché qui vengono giocatori che si devono fare le ossa e devono uscire. Come un nasce. Giocatore fatto, diciamo come Cole, scusatemi il mio... un pochettino sono infuriato, non ci viene a Cosenza, prima perché non cacci babà, né a Coda e né al procuratore di Coda. Se voi giocatori esperti di Serie B te la devi sapere fare, se no stai a casa tua e giochi in Serie D. Questo è il discorso. Questo è vero. E lancio uno spunto di riflessione, ragazzi, perché noi qua parliamo tanto di progetto. Valentì, parliamo su questa società. Ma ci dobbiamo rassegnare a questa cosa. Ragazzi, tesoro. Ho sentito anche Antonio al riguardo. Lo dobbiamo dire. Parliamo tanto di progetto, ok? Sì. Il progetto, insomma, è giusto averlo, ma la cosa importante sono i soldi, perché il dio denaro, insomma, ovviamente... Comanda il dio denaro. Appunto comanda le teste dei giocatori che ovviamente sono pagati, più ovviamente sono incentivati a dare il massimo, ok? Io voglio fare un parallelismo, secondo voi, cioè sarà una risposta ovvia, sì. Ronaldo, Cristiano Ronaldo ha accettato il progetto dell'Al Nassr per il progetto in sé per o per i milioni? Per il miliardo per di euro, ragazzi, sì, è ovvio. Quindi si sa che gira tutto. La morale è questa: se il Cosenza vuole salvarsi, deve spendere e doveva partire a spendere, doveva investire sin da subito con il mister. Che però te la posso dire una cosa: Paolo Bitoli, quello che hai detto tu è giusto, no? Ma un Melchiorri che fa 17 partite, 3 gol. E giochi in una squadra come il Perugia, che non stiamo parlando né della Regina né del Parma né del Geno, che comunque lì non è che si sta facendo sta grande campionato. Mi viene a dire no a Cosenza, lo sai perché? Perché purtroppo qua è una polveriera. Questa è la Antonio, verità. Lui ha dichiarato cosa pensi di Melchiorri? Che ha fatto? Allora, io sono contento che non è il giocatore. Il giocatore ha dichiarato, almeno da io su Radio Sportivo l'ho sentito, ha dichiarato che preferiva andare ad Ancona, che è a pochi chilometri da Perugia, perché è questione familiare. Allora io Antonio, scusami, ci credo, ma fino a un certo punto, perché insomma, ragazzi, chi rifiuta una Serie B? Chi rifiuta di giocarsi le ultime carte della sua carriera in Serie B, comunque un livello massimo? Arrivato a un certo punto, comunque la carriera è fatta, è al Perugia, sta bene, male che va rimane lì, oppure scende di categoria e magari fa la... non lo so, lui ha dichiarato questo, poi la verità non la sapremo mai. Ma assolutamente. Ti sentiamo. Ecco, mentre lunedì sera mi racconto retroscena, il collega di Perugia che avevamo invitato parlava con la nostra Cinzia Tassone, nello speciale di mercato in cui c'era anche Francesco. Il collega tra le righe faceva capire che il problema geografico di Melchiorri era semplicemente una formalità per cercare chiudere la questione italiana di gente, perché altrimenti si capiva, me l'aveva confermato, che il giocatore non voleva venire così. Per cui si va in serie, per rispondere alla vostra domanda, si va in serie C, se si è in serie B o in una squadra prima in classifica, mettiamo Butti, c'è la Ferrari Salò, che hai una
minima speranza di poterla riagganciare la Serie B da trionfatore, oppure sì, i motivi familiari ci possono credere, però ne abbiamo viste tante, ci sono anche giocatori del Cosenza stesso. Ma guarda Giuseppe, se uno solo, ok, ma altrimenti in altre regioni d'Italia sono rimasti, quindi i problemi familiari fanno parte del contratto calcistico, che dà molte gioie, molti onori, ma anche degli oneri, tra cui quelli. Molti di noi sono lontani dalla famiglia, quindi io posso capire Melchiorri, però non facciamo passare l'idea che il signor Melchiorri non sia venuto perché Ancona è più vicina, perché in base a un progetto... Io non lo penso. Ma non è così. Non è così, ragazzi, è chiaro, è chiaro e palese. Cioè, che cosa ti deve dire? Non voglio venire a Cosenza perché siete una bancarella? No, è una motivazione. È quello che ti ha detto Giordilino, Valentino. Che se poi le cose cambiano, perché la spalle non lo vuole, non hanno trovato l'accordo, anche se lui voleva andare lì. A Giacomoli a Benicà, lui voleva andare là, a Ferrara, e il Venezia, che lo vuole dare a Cosenza, preferisce Cosenza rispetto alla spalle, però il giocatore vuole andare là. Fiordilino qui c'è nato calcisticamente, non vuole venire perché le sanno le cose come vanno qui. Questa è la verità. Comunque, di Fiordilino, vi racconto poi quest'altra situazione che più o meno nota e si ricollega a un'altra cessione, a quella di Esposito, che in realtà dalla spalla è andata alla Ternana. Il procuratore di Esposito ha detto mai più in affari con la Coppina, quindi anche lì su Ferrara c'è una situazione ambientale, societaria particolare. Ma Esposito non è andato allo Spezia? Salvatore Esposito sì. Sì. Ma dico, quello che ci ha fatto ragionare sono proprio le parole del suo procuratore. Sì. A conferma di quello che diceva Luigi, si sa, per cui il giro dei procuratori ormai è molto potente. Fanno loro il mercato. E Fiordilino, la sua volontà sta in qualche modo scontrandosi con un approccio più morbido di Pepe Accardi, che è il suo procuratore. Francesco ride perché ha fatto il 2-0 il Napoli, sicuramente. Sentivo di là il nostro... No, mi faceva i segni muti. I segni muti, sì. Oh, fare castagno quando accorti la forbice, Francesco, ogni tanto fa da pure. È finita la magia di Allegri. Vabbè, tornando al discorso, ecco, se no che per Genefino non ci ricordiamo. Il procuratore lo spingerebbe anche verso Cosenza, tant'è che chi parla con Accardi, i giornalisti e non che parlano con Accardi, perché Accardi è abbastanza, come dire, possibilista. In realtà è una trattativa che a quanto pare ha oggi un po' di stand-by, se non tramontata. Per cui c'è da capire anche quella che la situazione ha a Ferrara. Sta di fatto che i giocatori, molti di quelli contattati, hanno fatto un bel... Simone Scarcelli ci dice che l'audio si sente male. Sì, stavo verificando adesso. Mi sembra che sia l'audio di Peppe. Okay. Regia, per favore, se riusciamo a risolvere un attimo questa cosa. Sotto le cuffie, se mi sentite bene, chiedo poi un check alla nostra Lorenza. Okay. Grande Lorenza, che ringraziamo. Forse prima si sentiva un po' male. Ora non sappiamo. Comunque, riprendendo le cuffie del discorso. Antonio, se vuoi. No, dico 2 più 2 non fa 5. Certo. Ecco. Quindi mi riallaccio a quello che diceva prima Francesco. Cioè, tu dovevi... Qual era la prima cosa da fare? Tenere Bisoli. Cioè, tu a Bisoli non l'hai tenuto perché non gli ho voluto fare un contratto lungo. Ma dopo che ti ha salvato, abbiamo fatto, diciamo, la fine del campionato... in maniera, diciamo... Hai ragione, noi però adesso non parliamo ne più di Bisoli. Ormai sanno che cosa fa il capolato. Luigi, giustamente, noi ne parliamo sempre, perché tutti gli ospiti... Hai capito, perché ormai... Per far capire la progettazione. Per l'amor di Dio. Tu hai ragione, ci mancherebbe altro, però voglio a mia banda, mi guardare un futuro e un presente. Bisoli si è meglio, te ne ha 26 punti, quello sul Tirol e basta. Ma si dice sul Tirol? Ecco, a proposito, di sul Tirol, noi diciamo sempre che dobbiamo tradurre i proverbi per coloro che ci ascoltano da Bosen. Gigi, vai Peppe! Ripeti insieme a noi, sul Tirol.
La classifica, ragazzi. Scusa, passo la classifica a Gigi. No, in realtà voleva un'altra cosa. Ah, ok. Allora, allora, ragazzi, riprendiamo un po' le file del discorso. Allora, io ho saputo che questa settimana il nostro Gigi ci ha preparato una doppia sorpresa. Doppia, incredibile, una... ragazzi. Io allora. Non lo sapevo. Sì. È una sorpresa. Allora, uno è per il mercato, quindi diciamo più riferita, sì, Guarascio ma Gemme, e un altro è proprio per Guarascio, è per i buoni rapporti con i procuratori, no? Che si devono avere. Allora, il primo è per Gemme, aspetta ciucciù mia che l'erba cresce, giustamente, aspettiamo dopo Benevento e vedremo che cosa succede. Caso in caso vengono. Aspetta, un pochettino più in italiano, sempre, perché c'è cosa da Bozen. Allora, in italiano te la posso tradurre, però non dà l'effetto giusto. Comunque, aspetta asino, che l'erba cresce e quindi... Aspetta e spera il discorso. Che poi sapere. E l'altra è... Miscati, curimia, gitia e facci spese. Questo è dedicato più a Guarascio che anche a Gemme, ma a Guarascio soprattutto... per il rapporto con gli addetti ai lavori delle altre società. Luigi, una provocazione, perché questo l'ha già detto di recente l'opinionista Cosentini, questo detto, quindi ti pregherei di non copiare cose. Ma i miei detti io li ho scritti sul foglio da settembre. Se vuoi la prossima volta me li porto e me li faccio vedere da lontano, così c'è scritta la data, eh? A fianco c'è scritta la data e così facciamo poi la data, ma va a trovare amore, c'è un team, è un team. Va bene ragazzi, dai. Parliamo un po' di ufficialità. È stato ufficialmente ceduto Carlo Butic, che ha fatto ritorno al Pordenone. Ne sentiremo la mancanza. Ne sentiremo molto la mancanza. Però come vedevi Butic? Non lo vedevo. Non lo vedevi? Assolutamente. Quelle poche volte che ho potuto titolare. In quanti minuti ha giocato? Ma forse. Ragazzi, a me quello che ha meravigliato tanto all'inizio è stato Brescianini, che però poi è andato sempre calato. Sì, ma Brescianini non credo, ha giocato bene le prime 3-4 partite di Lippe e di Raffa. Poi, sì, quando ha segnato pure in campo, amore. Mi è piaciuto, vabbè, poi i soliti Florenzi. Vabbè, quelle non si smentiscono. E comunque, visto che siamo, Francesco, volevo dire un'altra cosa, visto che siamo alla vigilia della partita Cosenza-Benevento. Io non lo so il recupero di Calò, perché non ci sarà sicuramente, insieme a Gozzi, perché sono tutti e due hanno degli infortuni, quindi non saranno della partita. Quindi non solo stiamo vendendo chi abbiamo, stiamo cedendo i giocatori che abbiamo, quindi la panchina sarà molto ridotta. Ma poi fatti una domanda, dove li stai cedendo? Ma li stai cedendo in Serie C, tutti in Serie C, perché sono giocatori della Serie C, ragazzi! Questo è il discorso, sì. Se non eri ultimo. Sì. E tra l'altro, sì, comunque, cioè, concordo con Luigi, diciamo che in generale c'è l'opinione che tutta quanta la squadra sia di Serie C, come resa, ragazzi, comunque. Sì, cioè, come resa, sì, però il gruppo poi fa la forza, però il gruppo purtroppo non riesce. Ma il gruppo fa la forza a livello emotivo, da ma quando... se non c'è la sì, tecnica, no, non io va nessuna parte. Voglio arrivare a un'altra cosa, nel senso che se tu... tutti gli anni cambi tutti i giocatori, l'amalgama non si crea mai, e quindi sei sempre bravo. Quest'anno io mi sono illuso all'inizio del campionato, cioè veramente prima dell'inizio del campionato, perché abbiamo fatto le cose, diciamo, fatte. Sai cosa? Abbiamo fatto un ritiro. Ci siamo illusi perché abbiamo fatto una cosa normale. Una cosa normale per noi erano 4-5 anni. Andava fatto ogni anno. Anormale da 4-5 anni. Pensate a che livelli siamo. E pensate che siamo un bel San Maria, come si suol dire. Ma già. Se noi pensiamo come abbiamo perso i pezzi da 90 e Dermaco, i vari Dermaco, cioè l'abbiamo persi così, senza offrire. L'hai persi perché non hai fatto progettazione sui giocatori. Quindi di che cosa e parliamo? E se ne sono andati, è logico. Cioè, possiamo parlare da qua fino all'anno prossimo. Perciò, ragazzi. Insomma, ragazzi, da quando siamo in Serie B sicuramente questo è il peggior risultato che abbiamo raggiunto. Sei ultimi in classifica, ma non è quest'anno. No. Vabbè, sei ultimi in classifica. Sono d'accordo con Valentino, non è quello il problema. Realtà, cioè... quello che c'è intorno.
potevi anche essere terz'ultimi in questo momento. Sì, sì, sì. Insomma, è sempre la stessa. Insomma. Ma ragazzi, veramente diamo così peso a... È vero che la classifica, posso capire, è importante per salvarti, è corta, sì, non sì, è corta, è lunga, non è corta. Ma diamo peso al contesto che abbiamo intorno. All'ambiente. Ragazzi. Potevamo essere terz'ultimi o quart'ultimi, abbiamo un contesto veramente che è arrivato ad un livello di non ritorno in questo momento. Io credo, è vero. Io non l'ho mai detto in diretta, non l'ho mai detto perché dico magari bisogna cercare di... Essere positivi. In questo momento io dico che Guarascio deve veramente andarsene, perché ormai siamo arrivati in un punto in cui non si può più andare avanti così, perché le promesse sono finite e ormai nessuno più ci crede, perché ormai, cioè, facciamo i fessi per non andare in guerra un anno, 2 anni, 3 anni, 4 anni, mo basta, però, perché non, veramente è insostenibile. Ogni volta arriviamo qui a parlare del nulla, nulla. Valentì, ti voglio dire una cosa e la voglio dire a tutti i qui presenti, se mi consenti. Certo. Io mi ricordo una cosa, c'era un ex presidente del Cosenza che era Paglioso. È stato sempre contestato, però di Lippi e di Rappa ogni presidente viene bravo, però Paglioso è stato contestato forte, come a Paglioso pure l'aereo ci hanno fatto. Però la contestazione è sempre chi rette, però c'è una cosa, forse la contestazione era anche diversa, però ti voglio... ci sono i protocolli, sì, però voglio dire, non è questo quello che voglio dire, fatemi finire. È stato contestato e tutte cose, però c'è una cosa, io mi ricordo e lo disse un personaggio che ad oggi diciamo che non c'è più, e quindi un direttore sportivo, Silvano Polo, lo disse pure, mi ricordo, voi siete più giovani, Valentina diciamo si accosta di più alla mia. Ma perché lo devi dire in diretta? Ma comunque loro non sanno l'età di Luigi. Io voglio dire una cosa. Senti, tre, la società aveva interesse per De Rose in un nostro vecchio centrocampista. La società non se lo poteva permettere. È andato Paglioso a Bari, perché era di Bari De Rose, ha messo un assegno sulla scrivania del presidente e ha tolto i soldini al posto della società. Questi sono i presidenti, che poi ha sbagliato in passato, sia lui sia il figlio, gli errori si commettono. Però quando doveva prendere decisioni, doveva acquistare un giocatore. Prendere decisioni, ma se fai degli errori molto gravi. Quando è troppo, è troppo. No. Non è da giustificare solo perché adesso è passato. Il passato ci sembra sempre meglio del presente. Valentino, non l'ho mai contestato, Paglioso. Ragazzi, quando è troppo è troppo, e poi come diceva Nonno Libero, una parola è troppa e due sono poche. E quando è cambi, chi sa la verità? Peppe. Allora, quello che volevo dire è che mi date uno spunto, perché in effetti l'ex presidente, insomma, Paglioso anche da un punto di vista comunicativo, come si faceva a capire bene. Io vi ricordo che nel 2002, Cosenza Salernitana, con la Salernitana che vince all'ultimo minuto, lui entrò in campo e si stava mangiando l'arbitro. Lucini. Sicuramente non ci aspettiamo questo tipo di manifestazione, però un pochino anche di rammarico tradotto in un mercato finalmente un po' più, no, sul pezzo. Forzuto, lo chiede, visto che la piazza non ce la fa più a stare in questa situazione. Noi ce lo aspettiamo. Non la possiamo decimare, io vi leggerò anche i messaggi. Leggiamo tutti quanti adesso. Questo rischio controllato con cui noi conviviamo, non ci possiamo fare il caldo, perché le cose poi non sempre vanno nella stessa maniera. Per cui ora noi dobbiamo cercare in qualche modo di essere costruttivi. I tifosi fanno la loro, vogliono dire al padrone, noi allo stadio non ci vediamo finché non ci sei tu. Perfetto, fatto. Ma chi di dovere, gli addetti ai lavori e qualità, devono assolutamente dare la squadra a una linea di galleggiamento. Sento un audio, non so cos'è, ma... No! Anche da casa. È caduto nel WC il nostro regista. Diciamo che la radio trasmittente ha... Sta facendo un bagno d'umiltà in questo momento. Mamma mia. È un bagno d'umiltà, i ragazzi dovrebbero farlo anche probabilmente coloro che vanno a operare. Ragazzi, sto morendo comunque. In che ragazzi. Condizioni siamo davvero. Dopo Benevento, aspettati un terzino che non so il nome, sinistro e zanellato. Allora sì. Si vociferava pettinare, lui pettinare. E così è lo scritto. Per Marra spara che questi giocatori. Bravo. Abbiamo la certezza che siamo stati in qualche modo congelati. Anche lì è una situazione.
Bravo, dicono ragazzi, congelati, ma congelamento. Posso dire una cosa? Certo. Puoi dire al regista se gentilmente la smette di guidarti? Infatti, regia, noi qua stiamo cercando di lavorare. Regista Piero, grande Piero, che ha fatto il compleanno. Possiamo fare gli auguri al nostro regista? Tanti auguri. Allora, nel Napoli è già finito, no, il Napoli è finito più tempo. Allora, ancora ci sono altri 45. Allora, diciamo il risultato del primo tempo. Come se al momento fosse una priorità per il risultato del contesto, comunque 2-1. 2-1. Ha accorciato la Juventus. Parliamo anche di Serie A. Ma sì, ma sì, assolutamente. Assolutamente. Gioca di mai il 2-2, Giuseppe. Allora ragazzi, ricomponiamoci. Dovrebbe arrivare l'ufficialità di Cortinovis. Ovviamente noi non riporteremo la notizia, non l'abbiamo riportata prima perché vogliamo avere la sicurezza, vogliamo informare per come le cose stanno veramente. Quindi attendiamo l'ufficialità, lo saprete poi dai canali ufficiali del Cosenza Calcio, perché comunque sono state fatte tantissime promesse, sono circolati tantissimi nomi e altri sono rimasti segreti, quindi insomma è inutile fare non informazione. E detto questo, ma oltre un mercato di segreti, assolutamente, poi certo. Francesco, possiamo, in attesa che lui arrivi, dare comunque qualche numero? Cioè, questo sì. Scuola Atalanta lo scorso anno ha, sicuramente, brillato nella regina, 30 presenze, un assist, 2 gol per un totale di quasi 1500 minuti. Sicuramente non è il giocatore che può far cambiare passo a questo Cosenza, ma può essere un buon rinforzo. Se secondo me è un buon rinforzo. Secondo me è un buon rinforzo. È un buon prospetto, no? Anche nel derby dello scorso anno, perché entrò lui e la partita cambiò, poi la regina fu un po' più pericolosa. Io parlo del derby dello scorso anno. A Reggio già ha giocato, no? Giù. Sì, assolutamente. E insomma, ragazzi, speriamo che in tutte queste parole ci sarà qualcosa di concreto. In tutto questo, speriamo. Comunque, 5 giocatori dovrebbero arrivare nel corso della prossima settimana, così è stato detto oggi da Viali, ha detto questa cosa a un gruppo di tifosi presente al termine dell'allenamento, quindi dovrebbero avere 5 colpi tra lunedì e martedì. Antonio, quanto ci credi a questa cosa? No, vabbè, qualche giocatore arriverà, ma bisogna vedere che giocatore arriverà. Che giocatori arriveranno? Sicuramente io su Cortinovis felice, no, ma abbastanza soddisfatto, però aspettiamo gli altri, perché al momento solo Mekhi abbiamo visto. E poi c'è questo Musso del 2004, questo difensore. Che poi non ho capito se Mekhi, cioè comunque è fermo da tempo. Vabbè, Mekhi faceva la panchina a Salerno, ragazzi. Non arriverà certo qualcuno che ha giocato finora e ha fatto. Ma è normale, questi giocatori li devi comprare a giugno. Non puoi comprarli. Lucaiello fa il simpatico comunque. Antonio è stanco, lui di solito mangia alle 7 e a quest'ora dorme. Ho tradotto che comunque si legge. Comunque Lucaiello ti cercava. Grande Luca. Andrea Ferretti ti cercava. Dagli notizie di te. E allora a questo punto leggerei qualche commento, vediamo cosa dite in chat. Chissà, possiamo rispondere anche a qualche vostro dubbio. Se avete domande, potete tranquillamente farle qui in chat, noi saremo aperti ad ogni non tipo di risposta. Difficili, non domande sempre, ovviamente parlo con chiarezza perché sennò poi si può equivocare, domande inerenti il tema calciomercato, il tema programmazione, il tema insomma ciò di cui stiamo parlando in questo momento, perché sennò potrebbe uscire qualsiasi cosa, per esempio quanti anni ha Luigi, quanti anni ha Valentina, quanti anni ho io, capito? Quindi, andiamo avanti. un'altra cosa, cioè smettiamola anche di dire Viali ha detto che arriva, perché dallo scorso anno che l'allenatore diceva che arrivava a casa sola e poi si è visto come è arrivato. È arrivato sul momento da sola. Lui è arrivato solo da sola. E poi abbiamo questa notizia di Jaime Baez al Frosinone. Già da ieri si sapeva che andava, che è uscita la notizia già ieri. Quindi il Frosinone se la lotta proprio alla grande. Uno squadrone. E allora, vediamo un po'. Allora, inizio dagli ultimi messaggi e poi vado... Tranquilli che cerchiamo di leggervi tutti quanti. Sì, sono tanti e si stanno scaldando. Simone Scarcelli ci scrive, voci di una possibile cessione di Florenzi a giugno. Probabile se scendiamo in Serie C, probabile se non ci sono ambizioni particolari. Certo. Per emergere, sì, certo così. E
Enrico De Rossi ci scrive Tutino vicino al Cosenza, sì, magari vicino di casa, perché so che è a casa a Cosenza, sì. Ma nella squadra non credo proprio. Tutino, tra l'altro, vicino al Palermo, a proposito di... appunto, sì, a proposito di Jenny stesso, dovrebbe andare al Palermo. Poi Francesco Riccardi Senior, che salutiamo, buonasera, visto il soggetto le istituzioni ci avrebbero dovuto mettere la faccia ed esporsi, suggerisco alle prossime elezioni, quando si presenteranno i candidati e chiedere i voti, che faranno lo stadio, bla bla bla, mandateli a fare una sua cosa. Ecco, tra l'altro c'era anche in sospeso il progetto dello stadio, che doveva essere pronto entro il 2020, queste insomma parole dette nel 2015, se non sbaglio, non vorrei dire una castroneria in questo momento. Però attenzione, c'era un altro... Cosenza poi doveva essere anche città dello sport, adesso mi... Comunque c'è da dire anche un'altra cosa, che l'attuale sindaco di Cosenza pare proprio assente, cioè... No, l'ho detto che non può entrare nelle vicende di una squadra. Ed è infatti, giusto no, questo. Ma lui in realtà l'ha detto che non era non può, ma assolutamente. Ma... Allora ragazzi, sbagliato. Sul fatto dello stadio, lui qualche settimana fa è stato in trasmissione, è una trasmissione locale nostra, e è stato chiesto, dice, non solo interverremo sulla tribuna, che dove devono fare i lavori, loro vogliono fare un discorso proprio su stadio, diciamo generale, dovrebbero migliorare e trasformare lo stadio San Vito. Ma che sì, ce ne facciamo di uno stadio migliorato? Sto dicendo Valentino, ambasciatore non porta bene, no, siccome si è parlato. No, ti capisco Luigi, però lo stadio a me non interessa proprio in questo momento, perché non me ne faccio niente sì, di, uno, è giusto di uno un parlare, un parlare. E poi giocare in Serie C. Però onestamente... Però potrebbe essere già una cosa. Senso... potrebbe essere un punto di partenza, ma qualora è un punto di partenza, solo se ci sono delle basi che deve fare qualcuno. Va bene, noi qua dobbiamo ragionare ogni mucchietta fanno pane, chissà mi fa tesoro mio. Che tristezza. Vediamo i commenti, ragazzi. Purtroppo ragazzi. Ah, sono da chi? Ragazzi, leggo i messaggi perché sono tanti. Vai. Vediamo, io capisco che vogliono intervenire. E fallo intervenire. Marco Lavia, io penso che le partite si vincono anche senza subire gol, ma soprattutto segnando un gol in più dell'avversario. Questo certamente. Cosenza non tira mai in porta, attaccanti sul mercato non ce ne sono, come vogliamo salvarci? Mi spiegate? Cosenza non tira in porta da settembre. Allora diciamo che no, con Dionigi non tirava in porta, con Viale è migliorato, qualche tiro in più, non è che parecchi tiri in più, ma con Dionigi proprio zero. Mauro Marano dice Luigi alza la qualità della trasmissione, complimenti, grazie, grande Gigi, è bellissimo, ma noi per questo l'abbiamo ingaggiato. Luigi, che Lucio, che salutiamo, ciao, lo inviteremo presto in trasmissione. Chiamate a raccolta tutti gli imprenditori e tutti gli sponsor della città, ne avete la capacità. Se qualcuno vuole raccoglierla questa richiesta, noi possiamo dare voce. Se qualcuno certo, noi diamo voce a tutti quanti. Diamo voce, non per abbiamo capire, mai chiuso la porta in faccia a nessuno. Per capire magari mai. Cosa effettivamente, se ci può essere davvero qualche interessamento reale, se... Chi vuol parlarne seriamente? Noi siamo qui, vi aspettiamo sempre a braccia aperte. Poi De Vico Sebastiano, quello che sto dicendo da sempre, non si può costruire una squadra da zero ogni anno. Giusto, giustissimo. Sì. Enzo Albanese, che mi pare ci ha mandato un messaggio, mi pare sia di Catanzaro. Le fortune di Bisoli sono in primis dovute a Nicolussi Caviglia, da ora in poi sarà dura. Enzo Albanese dovrebbe essere di un mio amico, di Crotone. Di Crotone. Sì, okay, ho scritto anche prima il commento che... Grande tifoso del Crotone, grande tifoso. Forse ti salutava. Sì, grazie. Ricordo questo commento. Ricambio con affetto. Sì, infatti dice Antonio viene a Crotone per vedere gli scali. Marida, che salutiamo. Ciao Mary. Ci dice, purtroppo è un campionato ancora più competitivo quest'anno ed è stato fatto un calciomercato completamente sbagliato. Si deve svoltare sotto ogni punto di vista. Poi volevo ringraziare anche Marco che ci sta seguendo. Tanta bella gente che ci segue sempre. Enrico De Rosa mi ha chiesto se sono fidanzato, ma... Vuoi rispondere? Sì, per lui mi libero. Sono sposato, non fidanzato, ma per lui mi libero. Antonio, volevo chiedere a Luigi se era fidanzato, perché c'è qualche... Luigi, io sono il fidanzato di tutti e di nessuno. Io amo la vita, amore, quindi... Vabbè, chiusa parentesi.
l'ultimo messaggio ce lo mando Francesco Ceraldi, l'ultimo messaggio che leggo perché ce ne sono tanti altri che non sono riusciti a leggere. Una mezz'ora soltanto. Ci scrive: non fate scherzi, l'anno prossimo deve tornare in B il derby di Calabria, Cosenza, Catanzaro. So ma noi ovviamente ce la magari. Ci auguriamo di vedere un derby come questo in Serie B. Ecco, per esempio salirà in Serie B, quindi va fatto un applauso. Catanzaro merita la Serie B, ma certamente. Certamente, va fatto un applauso alla dirigenza e alla squadra, perché davvero progettazione, ogni anno ci arrivano. E diciamo una cosa, mi aggiungo, scusami. Saluto anche Andrea da Casarano. Lo saluto. Salutiamo Andrea. Non è il primo anno che il Catanzaro, il presidente Noto sono più di 5-6 anni. E perciò te lo sto dicendo. Sta spendendo un sacco di soldi. No, per dire che la Serie C non è un campionato facile, noi lo sappiamo già di nostro. Ma noi abbiamo... Come? A finire Antonio di parlare. È un campionato difficile. Noi 4 anni fa siamo saliti, non lo sapevo neanche noi come siamo saliti. Cioè, un miracolo sportivo è stato. Ne hanno parlato pure in America, quindi figuriamoci. Quindi il Catanzaro va solamente applaudito dai giocatori, alla dirigenza, perché progettano proprio. E quest'anno io penso che è arrivato il momento che saliranno in Serie B meritatamente. Io leggo l'ultimo messaggio perché penso sia indicativo un po' dell'umore. Sia quello che è un po' quello Gennaro che sintetizza Carbone tutto. Ci scrive: la cosa più triste è che ormai non riesco più nemmeno ad arrabbiarmi. Mi hanno tolto anche il famoso gazzamento. Tanto siamo scarsi su tutto. Siamo una barzelletta, però è una barzelletta che a noi non fa ridere ma piangere. Ha ragione. Ma neanche io non trovo questa forza di arrabbiarmi. È difficile, ragazzi, parlare in questo momento, perché qualsiasi parola sembra veramente inutile, superflua, noiosa, anche perché ripetiamo sempre le stesse cose. La difficoltà di noi media è appunto questa, che noi sono mesi, anni che parliamo della stessa cosa. Questo è il fatto. Noi cerchiamo, ecco, di darvi tante informazioni in più. È un disco rotto. È un disco che pian piano, insomma. Come, Giuseppe? Peppe, una cosa che bisogna anche un po' ripartire da qualcosa di costruttivo, da qualcosa noi dobbiamo partire, perché non possiamo aver distrutto tutto al 13 di gennaio. Poi abbiamo fatto la premessa che le cose stanno come stanno, noi siamo stati i primi a criticare. Io vi riporto anche le parole di tanti, di quei tanti, quali me e tanti altri, rischiano di vedere privata la propria domenica della trasferta del Cosenza al nord. Questo non è una cosa secondaria, per farvi capire che si sta soffrendo in tutta Italia, perché queste trasferte del Cosenza per molti di noi, per molti dei tifosi, sono una ragione di normalità, di sentirsi a casa. Ma poi per cui è normale che siamo incazzati pure noi e che dobbiamo costruire da qualcosa. Bisogna pur partire al 13 di gennaio, non possiamo farci scippare. Ma non può partire da noi. Non è diretto a voi, esatto. Cioè, nel senso che purtroppo non può partire da noi, perché noi più di quello che noi possiamo commentare, possiamo riportare notizie e commentare ciò che accade. Può essere visto in positivo e in negativo, perché giustamente il tifoso poi anche con noi ha uno sfogo e molte volte siamo i capri espiatori, e io lo accetto pure. Non dovevi parlare di una cosa dall'altra Vale stasera? Di cosa? Di quella cosa di cui mi parlavi off camera. Oddio. Va bene, ne parleremo ragazzi, dopo. Ragazzi, cose loro, noi non sappiamo nulla. Fate off camera, queste cose vanno bene. Comunque Giuseppe, ancora la classifica non ti ha condannato, perché tu hai comunque, sei a 3 punti. È corta, la classifica è corta. La classifica è corti 9. Se riuscissi, non fa la battuta, ragazzi, se riuscissi a fare un paio di vittorie, già comunque, hai capito? Riusciresti a emergere un po' più. Questa gara è fondamentale. È fondamentale, sì. Importante, non è quella sugli spalti, dico io, ma è quella che si giocherà in campo. In campo, certo. Io ho paura della mentalità dei calciatori in questo momento che andranno in campo. Orale a terra. Perché io te lo dico, ma perché lo so per certissimo. Ma caso di Rotaraggio, tesoro mio. Per certissimo che i giocatori non vedono l'ora che finisca il loro contratto per andarsene. E te lo dico per certo. E questi sono i professionisti che abbiamo preso a qualcosa. Ma perché non gli piace la gestione societaria, purtroppo. Ragazzi, la maglia va onorata. La maglia va onorata. Anche e lo stipendio va onorato, giustamente. Non è che ci danno 1500 lire. Non è infatti. Ragazzi, non scherziamo su queste cose. Posso salutare 2 persone? Certo.
Francesco e Guglielmo Gualtieri, due fratelli, due pazzi. Vi salutiamo, mitici, pazzeschi, grandi ragazzi. Vi salutiamo e vi aspettiamo anche qui in trasmissione. Immagino tifosissimi. Tifosissimi. E sì, allora, sì, ragazzi, c'è una domanda per Giuseppe, gliela vorrei Vai. Il nostro Peppe, il nostro oracolo. Giuseppe Leo da Walter Moschetto. Ci vediamo a Modena la prossima volta. La prossima settimana. Allora, la domanda, secondo te Zilli, che ha le qualità più alte e rose in attacco, cosa deve fare per giocare titolare, magari assieme a Nastri e Larivelli gli ultimi 20 minuti? Cosa ne pensi? Le abbiamo viste tutte, Walter. Più alte, presumo ti riferissi ai centimetri, ma come dire, le abbiamo viste tutte. Io rimango dell'idea che quando davanti Cosenza gioca con due giocatori che fisicamente, quantomeno sulle palle alte, come Larivelli e Zilli, la vedono la palla, poi magari non segnano, fanno obbrobi come quelli con l'Ascoli, contro l'Ascoli, ma quando intervengono questi due giocatori, la squadra li serve, perché non si mette a giocare palla bassa, ma qualche benedetto grosso lo fa partire, qualcosa si vede. Per cui in questo grigiume, in questa situazione in cui Cosenza non tira in porta, perché così il tifoso lo diceva poco prima, è chiaro che io li vedo ancora una volta assieme. Nastri è un capitolo a parte, però ora di Nastri ho visto tanti fuori gioco, un bel gol, per carità di Dio, però qualcosa in più mi sarei aspettato, un po' alla stregua di Bresciamini, che è partito bene e poi si è perso nel grigiore generale. Quindi se tu mi dici domani chi faresti giocare fosse il tecnico del Cosenza, ti dico Larivelli e Zilli ancora una volta in un modulo normale, che non sia l'Accademia del Calcio, che non sia il Tiki-Taka, perché quel centrocampo lì non ce l'abbiamo, ma che possa essere anche un 4-4-2, un 3-5-2, con due punte di sostanza e qualche cosa. Insomma, ragazzi, a questo punto, posso salutare l'opposizione rende. All'opposizione rende, certo, che mi sfoccia e mi dice scivolo. Anche io vi saluto. Ecco. Peppe, ma ci sa qualcosa riguardo... Se avessi i soldi, lo avrei già preso. Dobbiamo fare il gratta e vinci. Dobbiamo prendere un biglietto della lotteria il prossimo anno a Roma, perché Roma è stata fortunata questa nuova lotteria. Sì, presidente. Va benissimo. Tu paghi i debiti. Abbiamo siglato un accordo. Vabbè, abbiamo fatto un accordo. Vi dico un'altra cosa. Il Cosenza non può andare male e in trasferta deve farci sognare in qualche modo, anche perché il signorino che è lì vicino a te, tra qualche settimana, ma non diciamo quando, si recherà in una trasferta del Nord Italia, non diciamo altro, a trovare un suo caro amico. Ma chi, Gigi? Ha tanti soldi, non diciamo niente, poi ve lo vedrete direttamente proiettato se le cose vanno come devono andare. E allora a questo punto lancerei, per la felicità della nostra regia, il momento Amarcord. Peppe, cosa ci mostri questa sera? Eccolo qua, un bel momento Amarcord, forse... Coda. Ancora una volta visto vicino, ritorno a vedere oggi la riprova che Alessandro parlava molto, il giocatore quando va, insomma, voglia di tornare l'evento. Ma come mai a Genova non si trova? Non c'è il campo a Genova. L'hanno escluso a Genova. Ah, sì? La musica qui da Lazio, quando i giocatori super criticati, in questa fase non sarebbe criticato anche. Pure io. Purtroppo. Questa squadra congelata, adesso, ad oggi come oggi, andrebbe bene, secondo me. Poi
Regia, il cambio, cambio video, regia. Eccola qua, perfetto, ce l'abbiamo fatto. Ok, ha fatto bene. Giustamente. Perfetto, perfetto. Allora bene, ragazzi, è necessario soffermarci anche sul comunicato che hanno scritto gli anni 80, che hanno diffuso in realtà poco meno di un'ora fa sulle pagine social. Leggo la parte finale, giusto perché siamo stringati con i tempi e anche la parte, insomma, il succo di tutto quanto il discorso. Forse nel silenzio rumoroso di uno stadio svuotato della nostra presenza, il presidente e i suoi lacchè capiranno finalmente l'importanza di una tifoseria come la nostra, che merita molto di più dello scempio di questa società. Il Cosenza è la nostra vita e non smetteremo mai di sostenerlo nelle modalità che riterremo più opportune, ma la nostra pazienza verso questa società è finita, senza se e senza ma. E a proposito, arriva anche un commento interessante proprio a collegare il questo discorso. Sì, pomeriggio ho visto questa cosa del codice di condotta. Sì, è circolata questa notizia che afferma che viene consegnato ai tifosi un codice di condotta da seguire allo stadio. È una cosa ridicola, secondo me. Io onestamente ho visto una foto in cui viene consegnato un biglietto e c'è questo codice in background. Codice, sì, pure io ho visto questo, appunto, codice di condotta. Se così fosse, se viene consegnato un codice di condotta al pubblico, penso sia veramente... È una rottura, una crepa maggiore, è uno schiaffo alla tifoseria, è al pubblico, è all'educazione dei cosentini, perché noi non abbiamo bisogno di essere educati. Io credo che sia educati. Proprio uno schiaffo all'intelligenza degli altri. Ma sai che vale? Parliamo tanto di Serie A sul campo, ma alla fine uno può essere anche una persona di Serie A e può essere una persona di Serie A attraverso l'educazione. Io penso che questo sia il principio più importante, al di là della categoria in cui giochiamo, al di là di quelle che sono poi tutte quante le cose che ci sono dietro a questo sistema. Il tifoso ha diritto a contestare, perché il tifoso è uno spettatore che paga il biglietto quando la partita. Avete capito? Tra le righe, poi questi gesti sono anche meschini. Questo è il problema, perché si è adagiato. Luigi è nero. Dire e non dire al tifoso devi seguire questo codice perché probabilmente finora non l'hai fatto, così ci si comporta, un po' così, no? Sì, ma l'auspiz, capi come le pecore che venivano indirizzate, capisci? È veramente dittatoriale il comportamento. Teniamo un po' un attimino nel perimetro sportivo e non scomodiamo situazioni e eventi storici con un codice di condotta. Questo assolutamente, però Giuseppe, nel contesto sportivo sono cose gravi queste, certo, non possiamo parlare di calciatore, ma il contesto è importante. Ti dico un'altra cosa, sono talmente d'accordo con te che il fatto che i tifosi disertino il Marulla è un codice di condotta ideale di come ci si debba comportare. Infatti io faccio un applauso a questa scelta. È proprio un codice di condotta che ti dice: cara società, a noi non piace come ti stai comportando, è chiaro che il mercato, un non mercato arrivato al 13 gennaio ti comporta uno stadio vuoto e così giusto. E un codice di condotta anche quello, bravissimo. Sì. Io ho sempre sostenuto che bisognava andare allo stadio e sostenere la squadra. La scelta degli ultra in questo momento la sostengo pienamente, perché si stanno comportando in modo coerente, gli ultra sono coerenti e questa è una cosa importante, quindi io appoggio assolutamente la loro scelta di non presentarsi, di andare contro a questo obbligo di seguire questo codice etico che comunque qualsiasi persona con intelligenza ed educazione segue a prescindere, perché una contestazione verso un presidente che secondo un tifoso non sta seguendo, sta dando alla piazza quello che merita, non è non seguire un codice etico, sono altre le regole del codice etico. Infatti, Antonio, volevo aggiungere qualcosa a riguardo forse? No. Ok, ti avevo visto.
Che poi niente, Luca poi ci scrive in privato e ci dice che non ti abbiamo fatto esprimere. No, Luca. Avevo visto che avevi avvicinato il microfono, pensavo. No. Al di là di tutto. Sei spaventato prima, gli hai detto. No, vabbè, è una cosa vergognosa. Proprio vergognosa. Insomma, ci sono altre parole, vergogna e basta. Cioè, ci rendiamo conto che qui stanno passando le partite da giocare in secondo piano, ragazzi, è pazzesca questa cosa. È davvero dell'incredibile. Sarà anche questa una condotta di codice etico, Vale? Anche questa. Ormai abbiamo perso la bussola pure noi. Ormai, infatti sì, ragazzi, ormai siamo come Magellano che va alla ricerca di uno dei. Vi riporto sulla terra con 3-1 di Rahman. Okay. Okay. Non ci sono più speranze neanche. Fantastico. Per la Juve questa sera. Forza Napoli. E allora, gli appuntamenti del weekend con la Serie B, 20ª giornata. Dovresti di fare. No, tifo Napoli, tifo Napoli. Forza Napoli. Oh, ragazzi, siamo sono forza. Milanista, ma tifo Napoli. Se è giusto che vinca una squadra del sud. Sì, sì, io quest'anno faccio su Milan e Inter, ma avete proprio seccato. devi vincere il Cosenza, ragazzi. Cosenza ci ha da arrivare. Quello è a prescindere. È andato di scuola. Gli appuntamenti della 20ª giornata del campionato di Serie B, KT. Pisa Cittadella, sempre sabato, ore 14. Insieme a Cagliari Como, Perugia Palermo, Bari Parma, Regina Spal, poi sempre sabato alle ore 16:15 Frosinone Modena e ancora domenica alle 14 su Tirol Brescia e alle 16:15 oltre a Cosenza Benevento Ternana Ascoli. A chiudere questa 20ª giornata di Serie B KT, Genoa Venezia ad un orario, Valentina, cara Valentina, molto esotico per tifosi e lavoratori, perché sarà alle ore 18:45, grande orario di lunedì sera. Complimenti alla Lega Serie B come sempre per questi orari pazzeschi. Complimenti anche a chi detiene i diritti sportivi. Vabbè, è inutile che andiamo oltre, perché mi sta arrivando allo sfascio. Andiamo avanti. La benzina che aumenta, ragazzi, non sappiamo più di cosa vivere se non del pallone. Arriva al telefono. C'è al telefono il mitico Luca Ciceroni. Ciao Luca. Francesco, buonasera. Carissimo, come stai? Come stai? Luca? Ragazzi? Scusate. Luca? Sarà impegnato con Alexa. Richiamiamo, ragazzi. Luca, ci senti? Luca? Non sei. Aspetta che provo. Luca, rispondi. Fermi, ragazzi. C'è da fare con Alexa, Francesco. C'è da fare con Alexa. Aspettate un attimo. Luca? Francesco, buonasera. Oh, rieccoti. Ciao a tutti. Tutto bene? Tutto a posto, tu? Benissimo. Grande. Domenica ci sono buone notizie. Allo stadio Marulla di Cosenza, per la partita alle 16:15 fischio d'inizio, è previsto bel tempo. Meno male. Tra l'altro domenica sarà una giornata buona, tra due giornate non buone, il sabato e il lunedì che vedranno molte nubi. È vero che sarà fresco al mattino, ma all'orario del fischio d'inizio alle 16:15 ci sarà il sole, quindi un bel sole non particolarmente caldo, però insomma saremo tra i 9 e gli 11 gradi, quindi tutto sommato niente male. Io vi saluto, un abbraccio e a presto. Grazie Luca, ciao. grazie di ciao, cuore. Ciao. Luca, però compri un... No, ha chiuso, vabbè, io chiuso. Volevo dire di comprare un telefono nuovo. Va bene. Fammi chiudere con una battuta, posso pure fare io. Saremo tra i 9 e gli 11 gradi, ma anche tra i 9 e gli 11 tifosi, se va avanti. Infatti, 100 unità, Giuseppe, 100 unità. 100 unità. Va bene, ragazzi. Arrivo da Benevento, hai 40 biglietti venduti in quelli di Benevento fino a stamattina. Saranno più quelli di Benevento, allora. Incredibile. E poi anche, ragazzi, lì c'è un po' di contestazione. E questo è quello che si merita, è il pubblico che si merita, secondo me, per come è l'andazzo societario e purtroppo, devo dirlo, la verità dei giocatori in campo. Ragazzi, siamo in conclusione, speriamo settimana prossima di risentirci con 5 nuovi acquisti, se non di più, se non di meno, staremo a vedere cosa succederà. 5 belle con 3 punti. Io me lo auguro, ma secondo me si comprano belli 5 fustoni di fascia, capite? Chi si comprano? Benissimo, grazie alla mitica Valentina Mitidieri. Vale, per chiudere con qualche frase filosofica, che ne so, ci vuole qualcosa di motivazionale in questo momento, boh. No, io volevo ringraziare tutti coloro che ci hanno seguito. Grazie, infatti, per i messaggi, grazie. Perché capisco che non è semplice molte volte quando
veramente c'è poco da dire, quindi ripetiamo un po' sempre le stesse cose, però cerchiamo siamo modo costretti di, esatto, cerchiamo in qualche modo di stare anche accanto al tifoso, e quindi niente ragazzi, speriamo in un cambio di rotta. Io non ci credo tanto, però manca, ragazzi, poi qua dicono che siamo negativi e quell'altro, comunque tuttavia mancano 19 partite, può succedere, no, qualsiasi cosa. Siamo negativi, scusami, io sono realista. Volevo dare ragione a Valentina. Io sono stata definita, non volevo entrare in questo discorso, ma chiudo subito perché dobbiamo chiudere. Sì. Sono stata definita disfattista, semplicemente perché ho parlato di retrocessione. Ragazzi, scusatemi, ma ad oggi, magari domani le cose cambieranno. Ma sì, okay, ma sì, ragazzi. Non è che io auguro il male al cosenso. Però ad oggi, per me, la parola retrocessione è la parola base in questo momento. Non posso dire, no, non è vero, io non ci credo. E se devo dirla... Basta vedere la classifica. È un pensiero mio, e ognuno può avere il suo pensiero, è logico, contestabile o meno. Se io devo vivere ogni anno una Serie B del genere, io preferisco retrocedere con dignità e creare una squadra che possa diventare col tempo competitiva. Cambiando posso anche la presidenza, però. Sono d'accordo. Perché vengo definita disfattista addirittura. Ma tu stai dicendo non è vero. Leoni da tastiera, che sono tanti. Scusami. Prego, chiusura, ragazzi, tutto questo. Non è vero, perché noi, io, Valentina, tutti quanti, quelli che siamo qui, diciamo quello che vediamo. Non è che alle altre trasmissioni che vedete... l'acqua santa che vengono buttate, non lo so, ma siamo tutti ragazzi sulla stessa barca. Io sono d'accordo con Valentino, però ragazzi, scusate, dobbiamo dire la verità per come sta. Poi i tifosi giustamente si dividono in tante categorie, c'è il tifoso che può dire sì è vero, il tifoso che dice no non è vero, perché addirittura noi siamo i primi a sbagliare insieme alla società. Noi stiamo riportando le cose per come sono. Se vogliamo sognare, sogniamo la Serie A. Ad oggi io la Serie A non la posso sognare, è normale, con questi numeri. Grazie Vale, grazie anche al nostro amico provvisto Luigi da Sciscio. Saluto le mie nipoti, mio cognato, mia sorella, tutti, e tutta la parentela. Saluto tutti quanti da casa e il mio amico giornalista Giuseppe. Grazie al nostro Peppe, mitico Peppe, quando torni fra noi? Non te lo dico, se te lo dico che gusto c'è. Comunque ci becchiamo la settimana prossima anche con te. Grazie al nostro Antonio Campilango che ci ha fatto compagnia in grazie questa a voi, magnifica grazie serata a voi di sport. Io volevo salutare gli amici del Fantacalcio e vabbè, la mia famiglia e poi il bar del centro di Castiglione di Ettore Lenti. Bene, mi associo. A cui ci associamo tutti. Bene. Peppe, cosa volevi dire? Un'ultima cosa. Allora, non dire 4-1 Napoli, ti prego. Onestà intellettuale, uno come cronaca 4-1 del Napoli. Ecco. Questo, lasciamo stare. Due, il codice di condotta in realtà ce l'hanno tante altre squadre, quindi sia magari il codice di condotta, ma non in questo momento. Avete proprio sbagliato il timing ancora una volta. Invece pensate a Cumbeo Catore. Ma il codice di condotta c'è sempre stato, c'è e ci sarà sempre, sì, ma pubblicizzarlo adesso, dai. È una provocazione, Valentino. Tra l'altro ha anche abbandonato, cioè è stata licenziata l'agenzia di marketing del Cosenza, tanto per stare in tema di comunicazione e trasparenza. Perché forse si è rifiutata di pubblicare il codice di condotta. E in questo caso l'appoggio a questo fatto qua. E tre, volevo spezzare 10 lanci a favore di Valentina, non dico niente, però c'erano anche tanti commenti a favore della sua analisi, che è un'analisi, può essere disprezzata con i toni giusti, fa parte del gioco, però c'erano anche tanti che la pensavano più o meno come. Il mondo è bello perché è vario. Certamente. Alla prossima, ragazzi. Bene, ragazzi, da Francesco Lembo è tutto, vi ricordo gli appuntamenti invece per quanto riguarda le nostre trasmissioni, torniamo ovviamente il lunedì sera con Lupi si nasce calciomercato, con Cinzia, Peppe, Christian, ci sarà anche Vale, posso spoilerare questa cosa? Sì, dai, posso spoilerare. Quindi ragazzi, il nostro speciale calciomercato, e poi... Per parlare di niente, ma ci sarò anch'io. Assolutamente, ragazzi, ma vedi che cinque colpi arrivano, possono essere colpi... Cioè, non è stato specificato, può essere colpi di sonno... Infatti, in questo momento colpi di sonno. Bene ragazzi, noi andiamo a vedere l'oro Napoli Juventus, io The Voice Senior, da Francesco Lembo è tutto, una forza Lupi sempre. E sempre forza Lupi, un abbraccio, ciao. Regia, puoi chiudere? Ok. Comunque ha ragione Giuseppe, questa storia di questa fine, ti dici che forse ancora ci sentiamo.
sta fin da diretta.